Cominciamo con un commento sulle notizie che arrivano da Roma rispetto agli aiuti per il Comune di Napoli. Come vede la situazione e quanto è preoccupato, se lo è? No, io sono fiducioso, ovviamente è una partita complessa perché la situazione del Comune è una situazione difficile, chiaramente richiede degli interventi che hanno anche una complessità dal punto di vista normativo. Però ci stiamo lavorando, c'è l'assessore Varetta che sta seguendo in prima persona questa l'evolversi della situazione, quindi sono fiducioso che degli interventi sulla città ci saranno. Sindaco, si aspettava insomma anche una maggiore velocità, diciamo, insomma in questi mesi si diceva ci stiamo già lavorando, adesso ci stiamo ancora lavorando. Rispetto a questa finanziaria, insomma. No, ma sai, chi conosce la dinamica della finanziaria, io la conosco bene, so bene che poi alla fine la complessità dell'intervento normativo richiede un percorso articolato, perché chiaramente ci sono delle complessità tecniche, economiche e anche politiche. Quindi io sono fiducioso che però ci sarà un intervento, perché è chiaro che senza nessun intervento la città è paralizzata. Cioè, quanti soldi si aspetta? Ma io diciamo il tema non è solamente un tema economico, è anche un tema di norme, perché chiaramente noi abbiamo il bilancio praticamente bloccato da un deficit finanziario, ma anche da una serie di norme che lo ingessano, quindi noi dobbiamo lavorare su tutti e due gli aspetti, proprio per fare in modo di poter liberare spesa corrente, aiutare poi gli investimenti che per noi sono indispensabili anche in relazione al PNRR. Poi abbiamo il tema del personale, comunque stiamo lavorando su vari fronti e diciamo, sono fiducioso di insomma, che si riesca a fare insomma, quello che serve.